Saluto da Jack e Cla di Elesir Podcast, benvenuti e ben trovati con noi. Ciao Cla. Buonasera, ben ritrovati anche a questa E nuova puntata. un grandissimo saluto e un ringraziamento in particolare per il nostro ospite questa sera, il cantautore Fabio Scaccabarossi. Un piacere averti con noi. Grazie Ciao Fabio. ragazzi, un piacere mio e grazie soprattutto per l'invito. Guarda, è un piacere, noi diciamo sempre No, che grazie a te. portare artisti emergenti è un modo soprattutto per conoscere della buona musica, perché abbiamo molte persone che cercano artisti che ancora non conoscono, sia per affinare il proprio orecchio musicale, ma anche per conoscere, espandere la propria passione e magari trovare qualche nuovo artista preferito. E il giorno d'oggi abbiamo la benedizione del mondo web che ci permette appunto anche di ascoltare, supportando l'artista tramite i canali ufficiali, che siano YouTube o Spotify o qualunque altro, sia tipo iTunes, per supportare ascoltando la musica sulle piattaforme ufficiali di artisti e etichette, così da poter supportare un artista e conoscerlo attraverso i mezzi ufficiali, che è una cosa migliore in assoluto. Beh, io vorrei partire subito con una domanda: come mai hai scelto di usare il tuo nome artistico e più che altro usare solo il cognome? Di solito compari come Scaccabarossi e non come Fabio Scaccabarossi. Posso chiederti il motivo? Sì, inizialmente avevo iniziato col nome e cognome, poi dopo mi faceva molto cantautore alla vecchia, mettiamola così, e il mio cognome essendo molto particolare potrebbe essere, può dare un po' nell'occhio e quindi potrebbe essere magari un nome d'arte che poi alla fine tutti gli effetti perché è solo quello, però l'ho pensata così. È stata Certamente. un'etichetta, però, è stata un'etichetta a consigliarmi questa cosa. Io ci avevo già pensato, ma poi è stata un'etichetta con cui lavoravo ai tempi che mi ha indirizzato sulla scelta. Sì, sicuramente è una scelta inusuale, funziona anche bene, perché di solito non si vede molto spesso un artista che sceglie solo il cognome, di solito sceglie solo il nome, cantanti che usano il nome e non il cognome. Invece è stato interessante, sicuramente interessante. No, è vera questa cosa qua, comunque, del nome. Cioè, molti usano più nomi, pseudonimi, eccetera, quindi è una cosa che io apprezzo questo tocco comunque che ti hanno detto anche, è un buon consiglio comunque. Io ti Sì, volevo un attimo sì. poi chiedere, dimmi, scusami. No, sì, dicevo che ero d'accordo, perché beh, chiaramente se non fossi stato d'accordo non sarebbe stato il mio nome d'arte, però sì, è un buon consiglio e è stato ragionato a tavola, quindi le cose ragionate, almeno per quel che mi riguarda, sono sempre, cioè se è ragionato è comunque una buona scelta. No, questo è Sì. vero. Beh, quando sono le cose organizzate è sempre una buona cosa e non farle così distinto, sempre buona una cosa. Allora, io ti volevo poi chiedere un po' quando è iniziata la tua passione per la musica. Molto lontano, molti, molti, molti anni fa, quando ero ragazzino, perché io ho sempre suonato il pianoforte, ho iniziato a suonarlo a 5 anni, andavo in un negozio di strumenti musicali che poi ha chiuso dopo un anno, quindi io il pianoforte non l'ho più suonato per quel motivo lì, però sono sempre stato affascinato dalla musica dei miei genitori che mi hanno sempre fatto ascoltare tanta musica. E a me è piaciuto subito. Scrivevo racconti tipo storielle per bambini su libricini di carta inventati e le portavo ai miei genitori, piccole storie. Loro mi deridevano perché erano storie abbastanza buffe da ragazzino. Poi pian piano con le scuole medie ho imparato a suonare la chitarra classica e quindi mi sono avvicinato ancora di più al mondo della musica. A me poi la classica non piaceva più di tanto, piacevano sempre questi accordoni. Ricordo che io al mio insegnante di chitarra chiedevo sempre di suonarmi Innuendo dei Queen, quel pezzo, quel pezzettino lì. Esatto, io impazzivo, passavo le giornate a cercare di imparare quelle Brian cose lì. May. Esatto, infatti io, vabbè. Vado a nozze con cui perché i miei proprio me li facevano ascoltare e da lì poi pian piano questi testi sono trasformati in musica. Io sono passato per il basso elettrico perché mancava il bassista del gruppo, come sempre, quindi mi sono preso carico di questo onore di avere di suonare il basso per loro. E poi sono arrivati i primi testi, le prime esperienze, i primi live. Quest'anno è il 20º anno che faccio live music. Quindi è un anno un po' particolare per me e niente, basta, perciò sono arrivato fino qua e
non si smette mai di imparare. Insomma, la passione per la musica è sempre uguale al primo giorno nel quale io l'ho avuta. Sì. E che Come credimi un ti dà. lungo viaggio, è Sì. come un lungo viaggio che impari sempre. Un po' è una buona cosa questa qua, perché molti si sentono già arrivati, però secondo me è sbagliato, secondo me, non so te cosa ne pensi. Sì, sono d'accordo. Sicuramente io dico sempre questo, che io negli anni ho cambiato molti generi musicali, cioè non sono no, spazio comunque nell'ascolto perché mi piace tutta la musica. Ho suonato metal in un gruppo, ho suonato rock, ho suonato, adesso faccio più o meno un pop, più o meno, perché dico che è un genere tutto mio, un po' elettronico, eccetera, eccetera. Quindi la musica mi ha accompagnato nella mia crescita anche come persona e proprio anche a livello fisico, nel senso che quando avevo 14 anni ascoltavo una cosa, adesso che ne ho 38 ne ascolto un'altra. E quindi con me la musica mi ha accompagnato e perciò è per questo che io dico che è sempre uno scoprire qualcosa di nuovo, perché io faccio musica perché mi piace e faccio musica, la musica che piace a me. E quindi credo che sia una cosa fondamentale, soprattutto arrivato un po' alla mia età, che dove magari la fiamma si potrebbe spegnere, perché magari non ho raggiunto i traguardi che da piccolo sognavo. E questa cosa della crescita è una cosa che mi spinge ad andare avanti e di andare anche oltre e sperimentare cose nuove. Sì, ovviamente avrai vissuto tutte le fasi dell'essere cantante, dal fare i provini per andare in una specie di trasmissione, qualunque cosa sia, al fare poi Anche i social. Sanremo, ho fatto anche Anche Sanremo, sì. Sanremo. E anche ovviamente lo sperimentare poi il mondo social, quindi dell'autocostruirsi da soli una reputazione, che è veramente un modo di vederla diversissima da come era magari 20 anni fa. Avevo un amico inizio 2000 che cercava di fare anche lui il musicista, e ho visto le fatiche di una volta, anche lui, lo scoglio del Saremo Giovani. Sì, io sono partito, il mio primo album era un CD, quindi sono partito anch'io così e ho notato una grandissima differenza col giorno d'oggi, ma soprattutto quello che a me dispiace, perché comunque i social si sono usati in maniera intelligente, come tutte le cose, sono un mezzo molto potente che possono, come dicevi tu all'inizio anticipando, con questi strumenti poi conoscere persone in maniera molto più facile piuttosto che andare porta a porta a portare CD come facevo io. Però per chi nasce oggi, purtroppo, chi nasce oggi si è perso i valori che c'erano una volta. Il avere tutto facile a volte può essere un'arma a doppio taglio perché magari uno si brucia in partenza o ne usufruisce in maniera veramente fuori controllo e non va bene, ecco, non vanno bene queste cose. Certamente i valori sono una cosa che un po' si è persa, forse anche per il fatto dell'essere estremamente commercializzato un tipo di musica che non è che sia brutta, a prescindere, perché poi i gusti sono gusti, chiaramente non esiste la musica bella e la musica brutta, ma la musica ci piace e la musica non ci piace. Però dire, se ovviamente si sono persi per il fatto che oggi vedere queste cose, vedere anche i talenti, dà questa impressione spesso più che dell'artista modesto che vuole far bene, come sei tu, come è stato Roccia, che abbiamo portato tanti altri, magari quell'impressione che ti dà, magari quell'artista di trap rap che magari dice sono cresciuto dalla strada, mi sono fatto i soldi e te lo va a spifferare nella canzone dicendo io sono un artista, cioè, sono importante, queste cose che secondo me veramente è come tappare la bocca a tanti bravissimi artisti che invece il talento ne hanno mica, mica poco, ne hanno Ma tanti. secondo me anche il messaggio di molti artisti che vanno su TikTok a fare queste cose è io voglio i soldi subito. Cioè è come se si fosse perso, alcuni avessero perso questa voglia di fare, questa passione per la musica. Cioè sembra quasi che io lo faccio per i soldi, per il guadagno. Almeno io ho avuto questa impressione. Quindi i social, da quel punto di vista, hanno aumentato questo fenomeno. Però Sì. è vero anche che è positivo perché comunque permette di conoscerci appunto anche co ora come adesso, per esempio, no? Che noi ci siamo conosciuti così grazie ai social, Per se no forza. non avremmo avuto la possibilità con te o con altri in questo senso. Sì, io penso che siamo un po' tutti Giorgio Mastrota di noi stessi, no? Cioè ci dobbiamo vendere a mo' di televendita. Oggi è uscito il mio singolo, oggi qua, oggi là. Sono tanti anche schemini che vogliono darci, vogliono imporci. Ti dirò la verità che
Io mi ero standardizzato anch'io e con i social ci ho sempre lavorato perché comunque era la mia fonte, però ultimamente mi sono un pochino stancato, sono molto sincero che ne utilizzo sempre di meno, ma non perché abbia perso, perché io a me piace un po' andare alla vecchia e mi piace parlare con i fatti e quindi fare concerti. Ho la fortuna di poterne fare qualcuno in un modo o nell'altro e credo che quello sia il miglior modo di pubblicizzarsi perché comunque la gente ti conosce per quello che fai subito, non per quello che dici dietro una telecamera, perché alla fine si costruiscono dei personaggi che non sono veri, ok? E quindi credo di andare un po' contro tendenza, ho preso questa strada contro tendenza non perché voglio fare l'eroe o voglio autoeliminarmi, ma perché credo fortemente in questa cosa qui e voglio andare in fondo su questa strada. Beh, personalmente mi pieno sostegno su questo perché è una scelta coraggiosa, è una scelta da artista sicuramente. Per il resto vorremmo tornare un attimo indietro nella tua storia e vedere un attimo quali artisti ti hanno ispirato a diventare musicista e cantante, quindi cantautore, e quali generi più senti tuoi, anche se si può parlare di generi vari comunque. Sì, allora, io ho sempre, quando ho iniziato a suonare il basso, sono quasi partito quasi subito suonando Ligabue e ancora ad oggi suono in un tributo di un'altra band di Ligabue come bassista, quindi sono tanti anni che lo faccio. Pertanto lui mi ha influenzato parecchio, soprattutto all'inizio, perché utilizzavo questi chitarroni pannati, uno a destra, uno a sinistra, come utilizza lui, queste sonorità un po' blues, un po' alla Bruce Springsteen. E a me piaceva parecchio questa cosa e piace ancora tutt'oggi perché comunque le belle chitarre non fanno mai male. Poi ne parlavamo prima di andare in diretta che con Neck perché abbiamo una storia molto comune perché siamo bassisti tutti e due e quindi mi ha ispirato parecchio perché mi piaceva molto lui e mi piace ancora tuttora. Negli anni poi sono passato sempre comunque più nei soliti, perciò Cremonini, Ermal Meta anche, mi piace Sì, molto come bravo. scrive, mi piace molto come scrive. È chiaro che poi a un certo punto tutto questo insieme di generi, di persone hanno generato in me un qualcosa che secondo me, poi dopo magari mi sbaglio, ha creato uno stile tutto mio. Che non definisco un pop, ma un po' elettronico, un po' influencer rock, c'è un po' di tutto in quello che faccio io, perché appunto, come dicevo prima, è quello che mi piace e sono arrivato a questa conclusione qua in questo momento. Poi domani non è che farò metal, perché è l'estremo opposto, a meno che io impazzisca, però vorrei sperimentare anche qualcosa di diverso, vorrei cambiare un po', però no, oggi sto qui. Certamente, beh, interessante comunque, ricordando Ligabue Old School, Ligabue anni 90, Piccola Stella senza cielo, Una vita da mediano che ha chiuso gli anni 90 da bomber, veramente. A me piace, Ligabue, tanti non so, perché tanto quando si parla di musica, spesso criticano Ligabue o scrivono, fanno come l'esempio di tutto ciò che è sbagliato, ma secondo me no, perché Ligabue è un gran talento, ha fatto anche delle collaborazioni eccezionali inizio anni 90, quando era meno famoso. Certo, però è bravissimo. Mio Ma parere personale è basta, più basta forte solo degli altri. sentire il testo, basta solo sentire il testo della sua nuova canzone, che tutti dicono che è comunque la solita canzone, Red Raya, c'è comunque dietro un senso, ma se analizziamo il testo è qualcosa di speciale perché lui è mo molto bravo a scrivere. Poi è chiaro che negli anni ha fatto tesoro del fatto che comunque lui è famoso e perciò qualsiasi cosa scriva, no. Può essere che a tutti va bene, però tante generazioni nuove lo stanno seguendo, non ci sono solo quelli della mia generazione o Sì. quelle prima, ma ci sono tanti ragazzi che si appassionano, quindi questo è molto importante perché vuol dire che funziona. Sì, io ho visto tanti chitarristi, le prime canzoni che provavano a certe notti, Piccola Stella senza cielo, ma non so quanti ne ho visti che si esercitavano con quelle e ancora sono attuali oggi perché sono quattro accordi molto spesso, ma sono accordi che ti insegnano a suonare la chitarra, insegnano lo strumento. Funzionano, 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 Funziona, funziona. semplicemente. Tanti pezzi sono quattro accordi nella storia della musica e sono belli, capolavori ci sono, assolutamente. Ah, io poi ti volevo chiedere se ci volevi raccontare un po' del tuo progetto musicale, quindi. Il mio progetto musicale oggi, il mio progetto musicale oggi è ampio perché
Io sono un pazzo che ogni mattina ha 100.000 idee e se solo una persona seconda la mia idea è finita perché poi succede un casino, perché poi devo fare di tutto per realizzarla. Quindi ho tanti campi aperti, no? Tanti cassetti aperti nella mia testa, anche se la musica non è purtroppo il mio lavoro principale. Attualmente io sto lavorando a un remake delle mie vecchie canzoni, quindi 2010, 2011, le sto portando tutte con un vestito nuovo e me ne manca una, ho quasi finito e le sto rimodernizzando, no? Sto facendo un remastering, ma un riarrangiamento. Questo perché, come vi dicevo prima, sono 20 anni di carriera quest'anno e il 2 di agosto, nella mia città natale, che è Treviglio, abbiamo organizzato un concerto dove io farò solo canzoni inedite e ripercorrerò tutta la mia carriera. È per me una cosa molto importante e ci stiamo preparando chiaramente al netto di tutti gli altri concerti che dobbiamo fare e quindi sto cercando di dare un senso un po' a tutto lo spettacolo, perciò a modernizzare un po' le canzoni che magari erano nate con i chitarroni che non c'entravano niente. Quindi attualmente quello. Poi chiaro, altri concerti, perché io faccio comunque suono, ho una mia band dove suono sia i pezzi miei, pochi, e tante cover italiane per scelta, perché comunque i locali, le feste giustamente vogliono quelle, però con questo cerco anche comunque di farmi conoscere. E parallelamente vi dicevo che io suonavo il basso suono il basso in un tributo di Gabù anche con loro parecchie date, soprattutto adesso, incominciando da domani, un periodo di fuoco dove abbiamo il weekend su weekend. E quindi niente, poi scrivo anche per altri. Quindi se parliamo di progetto musicale rientra anche questo. Ho scritto canzoni per altri, scrivo ancora per altri e basta. Quando ho tempo libero dormo. Sicuramente, visto come già detto, la questione dell'avere l'hobby, ma anche un altro lavoro che mantiene il classico della vita, avere un hobby e rimane comunque un hobby, che è un hobby che può portarvi anche tante ore di tempo, però c'è sempre quel lavoro che magari toglie qualche opportunità di riuscire ad avere, come dire, quella verve creativa 24 ore su 24, è difficilissima da mantenere sicuramente. Beh, comunque sì, l'idea di tornare sui propri pezzi sicuramente nasceranno dei bei remaster, delle belle versioni. Sicuramente si può cambiare, anche solo tento cambiare da una chitarra all'altra, già si sente una differenza incredibile a sonorità, cioè su quello. Ah, guarda, io che le ho sentite te lo posso garantire, se ti fidi. No, scherzi a parte, oltre che le chitarre, implemento anche con degli elementi nuovi, un po' più elettronici, e quindi proprio rimodernizzi, ridai vita a dei pezzi che magari erano veramente vecchi. Chiaro che, come dicevamo prima, certe notti è un pezzo storico, nel 95 è stato fatto, lo riascolti nel 2023. Se senti l'originale, senti che è un pezzo vecchio. Chiaro che poi quando anche lui Ligabue, giustamente quando lo fa dal vivo, ha implementato elementi, ha implementato delle tastiere, delle cose che prima non aveva, l'ha rimodernizzato, ma il pezzo è sempre quello, per fare un esempio. Quindi anch'io sto facendo lo stesso tipo di lavoro, che il pezzo è sempre quello, la base è sempre quella, sto togliendo, mettendo e poi soprattutto sto ricantando, li ho ricantati tutti, perché la mia voce giustamente rispetto a 10 anni fa è cambiata. E quindi ho voluto ricantarle tutte perché mi sento un po' più maturo adesso. E certe canzoni ti dirò che mi sento più pronto adesso di cantarle proprio anche a livello emotivo che magari quando le ho scritte 10 anni fa. Eh sì, è molto interessante, soprattutto anche il fatto che volevamo chiederti come gestisci la creazione di un brano, se ti occupi dell'arrangiatura, della musica, del testo, se sono tutte fasi di cui ti occupi tu, o se dipende, visto che scrivi anche per altri. Allora, la cosa che è certa è che dentro queste mura che vedi è qui che si evolve il brano. Fuori di qui, a parte quando abitavo in un'altra casa, abitavo con i miei genitori, comunque è sempre qua. Quindi ci deve essere una stanza isolata e ci deve essere una chitarra, una tastierina, dove io compongo la parte melodica, quindi la voce, la melodia, la chitarra, e perciò ho una traccia. Diciamo voce chitarra che è la nascita di tutte le mie canzoni, è così. Poi mi avvalgo della collaborazione di un produttore musicale che si chiama Andrea Ravasio, con il quale sto lavorando da
3 anni ormai, perché lui è proprio il re di questo pop che chiamo io della Bergamasca. Io lo chiamo re del pop bergamasco per prenderlo in giro, ma per me è veramente così. E mi dà una grossa mano perché io gli do delle reference e soprattutto gli dico voglio così, voglio così, voglio così. E lui per me poi mette il vestito alla canzone. Ci sono stati pezzi invece in cui ho avuto la fortuna di poterli registrare in studio, perché adesso a livello di costi è un po' insostenibile, e lì ho suonato anche alcune parti di chitarra, alcune parti di basso. Quindi non è sempre stato che io mi sono affidato un'altra persona per arrangiare pezzi, però oggi per una questione di comodità e di tempo devo fare così. Sì. E Eh quindi i beh. costi sono aumentati, quindi mi confermi che anche in questo è aumentato, anche in questo settore è aumentato tutto. Sì, perché è aumentato non con l'avvento di quello che è aumentato a livello del gas, però il nostro settore è andato un po' in crisi quando c'è stato l'avvento dei digital store, perché comunque poi sono arrivati tutti gli avvoltoi che cercano di venderti streaming piuttosto che Ah, questo, sì. piuttosto che l'altro. E quindi uno magari si fa mignolare, non è stato il mio caso fortunatamente, però insomma ci sono anche quei rischi qua. È chiaro che oggi, essendoci i digital store, essendoci lo streaming, prendiamo Spotify, un artista viene skippato, io lo chiamo, perché se i primi 10 secondi della canzone non piacciono, cambia artista. E quindi uno dice, fa questo ragionamento che è il seguente. Perché io devo fare musica di qualità quando Spotify mi abbassa la qualità già di sua? Un Eh sì. ascoltatore skippa quando vuole, cioè ci metto migliaia di euro per 10 secondi che se non piacciono mi skippano. E quindi questo è un po' il ragionamento, perciò uno dice, vabbè, c'è la tastiera, c'è Logic, c'è Pro Tools, ci sono questi, faccio da solo e magari faccio quale. Io non è il mio caso perché io probabilmente sarò quello contro tendenza, però punto più sulla qualità, quindi cerco di fare magari un pezzo in meno, però lo voglio di qualità, perché comunque secondo me il lavoro paga sicuramente prima o poi e soprattutto non riesco a fare il contrario, è più forte di me. È una Sì. buona cosa. Lo capisco benissimo perché sentendo anche molti artisti emergenti, a volte magari anche siamo anche noi abbastanza selettivi perché magari proviamo a sentire della musica, sentiamo magari dei fischi in sottofondo o degli eco e dire già sì, però già facciamo sentire un pezzo e si sente male, si sente quello. Invece sentire bene, la qualità del registrato, sicuramente l'orecchio fa la sua parte, anche perché sono persone che amano ascoltarle in buona Sì, con qualità. l'audio pulito, comunque Sì. senza rumori sotto. Ambulanze che passano, sai, perché è già successo, non è che. Sì. Questo, allora io mi approfitto un attimo intanto per dire dove possiamo trovare l'ospite, dove si può trovare Esatto. l'ospite sui vari social. Instagram è scaccabarossi.music, lo trovate facilmente cercando il suo cognome. YouTube abbiamo Lendl Scaccabarossi, anche qua. Spotify abbiamo il profilo artista, cercate Scaccabarossi, vi esce, tranquilli, ho fatto 5 secondi io oggi. E quindi ci si può riuscire, ci sono fatte in un attimo, la può fare chiunque. Va bene. Per il resto, bene, Clay, delle domande anche tu? Sì, io ti volevo chiedere se la città dove vivi ti ha, diciamo, di influenzato qualche brano che hai composto. No, sinceramente no, perché vabbè, io vivo in una città che non è la mia città natale, anche se è a 5 km di distanza, perché quando mi sono sposato mi sono impiantato qua, non che mia moglie avesse già la casa, ma abbiamo trovato casa qua per commentare. Però ti posso dire che fuori da camera mia, adesso magari mi sposto col telefono e vi faccio vedere che cosa vedo, no? E potete dirmi voi se tutto questo campi non provano. Io mi ispiro, nel senso che mi sento tranquillo qua, sono rilassato e quindi questa cosa mi dà comunque un'ispirazione. Non mi ispiro ai campi, però se ho davanti Ho questo forte déjà vu. spettacolo, Anche stesso scenario anch'io in pianura anche padana. tu, perfetto, Sì, sono da perfetto. Piemonte, quindi ho la stessa sensazione anch'io. Incredibile, sì.
No, allora mi capisci cosa voglio dire. Poi ognuno è legato ovviamente alla propria terra. Se ci fosse il mare, magari sarebbe uguale o meglio, però, perché io sono una persona a quale piace molto il mare, però questa cosa mi influenza positivamente su quello che scrivo. Sicuro, sicuro, vivere anche isolati magari dal proprio centro, lo smog più completo, avere un po' più di spazio, di alberi, insomma è una bella atmosfera, non so qualcosa a viverci lì, ma sicuramente deve essere incredibile, sicuramente, atmosfera. Bene, beh, io direi che vorremmo far sentire, è arrivato il grande momento di far sentire qualche secondo, facciamo sempre sentire un breve estratto del brano, sia per ragioni copyright, ma anche per il fatto che vogliamo che poi chi è in ascolto vada ad approfondire sui profili dell'artista per sentire poi il pezzo completo. Dunque, adesso se vorremmo sentire l'ultima volta, che è il tuo ultimo single, mi confermi? Sì, sembra un gioco di parole, ma è proprio così. Sì, ecco qua. Allora, praticamente andiamo a sentirci qualche secondo dell'ultima volta di Scaccabarossi. Ok, eccoci qua. Stata l'ultima volta che mi hai guardato con quegli occhi lì. Se ci penso mi viene un brivido, come in un film di James Dean. Perché l'amore non è per tutti e ti colpisce proprio lì. Ma se ti fidi di me, se ti fidi di me, se ti fidi di me, vedo un mondo che passa e va avanti e mi ritrovo qui con me, come i miei occhi che sono lucidi quando mi guardi e sei con me. Se non ti ho persa è stato un attimo. E se sentito l'attacco del basso, veramente si sente un po', è bello, si sente proprio la passione anche per uno strumento. È un pezzo bello, mi era piaciuto molto quando abbiamo sentito sia io che il mio collega, entrambi abbiamo apprezzato molto. Beh, ci puoi raccontare un po' come è nato questo brano? Allora, innanzitutto grazie, mi fa molto piacere che vi sia piaciuto. È nato perché doveva essere l'ultima volta, no? Non era un gioco di parole perché è nato proprio per quel motivo lì. In tanti ambiti, un pezzo che parla d'amore e che io non ho mai scritto d'amore perché comunque è un argomento un po' troppo delicato e troppo vasto per accomunare tutti. Però ho voluto raccontare una storia, una mia storia, un vissuto, perché comunque, come più o meno tutte le mie canzoni. Ed era un amore che è stato preso per i capelli, perché è una sorta di messaggio di speranza. Volevo vederlo da un altro lato, non dal lato drammatico, anche perché poi la storia, fortunatamente per me, è finita bene, quindi siamo riusciti a recuperarlo. E poi, come un altro senso, era proprio veramente perché io volevo che dopo questo pezzo volevo finire, no? Volevo chiudere così. Perché mi piaceva molto anche poi associare il fatto l'ultima volta. Ho avuto un periodo a fine 2022 difficile a livello artistico, a livello mentale, perché ero saturo di tantissime cose, complici una serie di situazioni che non mi hanno fatto star bene, e quindi ho deciso, ho detto che questo è l'ultimo pezzo, poi arrivederci. Invece poi, fortunatamente o no, non sarà così, perché comunque ho continuato a scrivere, ho continuato a produrre e sto continuando a suonare, quindi poi sono uscito anche da quel pensiero negativo. Siamo felici di averti qui al tuo ventennale, comunque, siamo felici di averti qui. Grazie. No, benissimo, no, beh, certamente hai citato James Dean, ovviamente James Dean, l'artista che è più famoso, ma È si è stato un spento grande. subito, si è spento da giovane, da ribelle, non c'è mai, non ha mai abbassato la testa, poi vabbè, il modo in cui se n'è andato è dell'assurdo con quella storia della macchina. Ma Quindi, insomma. vabbè, quella è folklore, dai, che sia stata la macchina a far No, casino. non è stata la macchina, però che stava guidando una macchina, sta cosa è vera. Folklore. Cioè, stava comunque guidando una Certo. macchina, quello Io, non. guarda, io ho visto giusto da poco Gioventù bruciata di nuovo, quindi vedi. Ah sì, no, sì, ma poi sì, esatto, no? Ma poi anche perché non mi ricordo chi, ma poi magari era un periodo che qualcuno mi aveva detto somiglia a James Dean, poi non è vero perché ero la barba, quindi non c'entra niente. E quindi certi pensieri che poi ti vengono magari in altri momenti, anche qualche anno prima, quando tu sei in fase di composizione, saltano fuori perché comunque è un mondo diverso, parallelo, è un mondo un po' strano. Adesso sembro veramente pazzo, ma No, non lo sei, io capisco. come se fossi, Sì,
Sono co come se fossi in un'altra dimensione quando scrivo i miei pezzi. Sì, è una dimensione creativa dove la mente processa e lavora. A volte, personalmente, dico su personale che io non sono nessuno, non sono un artista, non sono niente, però mi è capitato a volte di avere l'ispirazione attraverso sogni e attraverso i sogni portare in realtà qualcosa dai sogni, un'idea, una qualunque cosa, poi magari non mai concretizzata, però succede, è una dimensione creativa sicuramente. Sì, quella dei sogni capita spesso anche a me, perché io scrivo a volte attraverso i sogni, attraverso i sogni addirittura mi sogno anche le melodie, proprio l'orchestra completa, o anche addirittura sogno proprio i concerti che devono venire, e tante idee di quello che voglio dire, quello che voglio fare, determinate mosse, determinate cose che durante il concerto voglio fare mi vengono di notte, durante i sogni, hai ragione. Sì, a me è successo di comandare delle orchestre nei sogni e venire fuori delle musiche di una bellezza micidiale, non dovendolo scrivere, suonare io, è qualcosa di indescrivibile, veramente, indescrivibile, è sicuramente una È dimensione vero, creativa. ti capisco. Capisco anch'io quando si parla di questo. Bene, Clark. Io ti volevo chiedere se c'è qualche retroscena, perché poi a me piace sapere se c'è qualche retroscena, magari nel backstage sulla lavorazione di questo brano, se c'è qualche aneddoto o qualcosa sulla lavorazione, sul backstage, eccetera. Ma guarda, io avevo un'idea stile Coldplay, ok, su questo brano. Infatti un pochino è stata riproposta perché ci sono questi tamburelli, queste cose un po' strane. Ed è un pezzo che è uscito dopo un altro pezzo che insieme a Roccia che avete avuto come ospite, Freud. che è quella, Freud, esatto. E Freud ha preso una direzione, per me mi ha dato una direzione diversa, perché era un esperimento vero proprio, perché è una cosa che non c'entrava niente con me, e abbiamo trovato una strada di incontro di Roccia, e l'ultima volta gli andava dietro, era la fine di una sperimentazione, e quindi quando è stato composto anche l'arrangiamento, ho chiesto esplicitamente una cosa così. Poi il retroscena sul testo di come è nato, vi ho spiegato prima il significato, ma il testo è nato durante una lezione di scrittura musicale, perché io ho preso lezioni di scrittura musicale ed era un esercizio, era un compito. Era un compito su un certo tipo di melodia, quindi uno schema melodico. E mi è uscito questo brano qua, quindi questo è l'aneddoto vero e puro che si può sapere. Certamente, io beh, non conoscevo gli esercizi di scrittura musicale, questi mi sono nuovi. Conoscevo ovviamente gli esercizi per fare tipo solfeggio, per imparare a suonare, quando ti insegnano a solfeggiare, diventa già complicato e non è fatto abbastanza bene, non è ritmato. Quindi insomma, già, però la scrittura musicale, beh, questi sono interessanti come esercizi, non li conoscevo davvero. Perché la scrittura musicale, nel senso, almeno il corso che ho seguito io, mi ha aiutato ad analizzare le canzoni, spezzettandole, strofa, ritornello, in cellule ritmiche, e analizzare i contrasti che ci sono, perché per far funzionare una canzone c'è bisogno di un contrasto, di un'aspettativa, che può essere un fil di batteria, per una sospensione, una pausa, o semplicemente note lunghe in una cellula e note corte, quindi al loro posto, in un'altra cellula. E quindi ho imparato a scrivere canzoni in questo modo qui, un po' più matematico, appunto per renderle molto più musicali, non per creare delle hit estive, perché comunque vabbè, però un po' più melodiche, un po' più musicali e farle apprezzare di più la gente, cioè che ti rimangono in testa. Questo era il senso del corso e io credo fortemente in questa teoria e sto continuando a scrivere in questo modo qui. Interessante anche perché comunque mi capita spesso di dire che la logica aiuta tanto nella vita, quindi ovviamente avere un po' di ordine, un po' di organizzazione sicuramente aiuta. Sì, affascinante, ti ringrazio per questa curiosità. Vorrei chiederti se hai mai sperimentato una divisione fra l'essere artista e la persona che sei nella vita di tutti i giorni, se sei mai frammentata questa sorta di contrasto o se è una cosa che abbracci al 100% nella tua vita di tutti i giorni.
Ma oddio, no, ogni tanto il mio essere artista comunque prevale sul me durante la vita di tutti i giorni perché magari sono un po' creativo anche sul lavoro e a volte magari non mi rendo neanche conto. Una netta divisione potrebbe esserci quando salgo sul palco, perché come quando scrivo è un'altra dimensione ed essere su un palco non ti porta ad essere altezzoso, ma magari a volte ti sminuisce e ti fa sentire ancora più piccolo. E quel farsi sentire più piccolo comunque ti dà una personalità diversa perché ti devi un pochino difendere da questa cosa. Perché avere davanti delle persone al quale tu devi raccontare qualcosa, devi dare uno scambio, un'energia, quello che è, tu sei da solo, loro sono in tanti, o anche due persone, quelle che sono, però loro si aspettano qualcosa da te. E quindi mi sento sempre più piccolo, ristretto. E perciò io devo difendermi da questa cosa qui e tiro fuori tutti i miei scudi e cerco di ingigantirmi, ma non è il mio ego che prevale, ma è questi scudi, questo me che cerca di esplodere per far vedere un qualcosa agli altri, cioè quello che si aspettano agli altri, che poi non è mai quello che faccio, perché ognuno si aspetta un qualcosa che non è mai sempre quello. Certo, sicuramente il mio mood è sempre quello su un palco di creare un po' l'effetto wow, no? Come dicevano MasterChef, eccetera, eccetera, oppure di coinvolgere le mie canzoni sono un po' profonde, quindi cerco di dare profondità anche a quello che sto facendo per cercare di coinvolgere anche un po' mentalmente le persone che mi stanno ascoltando. Sì, veramente affascinante anche questo processo. Sono tutte cose che uno poi non ci pensa finché poi non viene raccontato. Pensare proprio appunto com'è il modo di relazionarsi davanti al pubblico, giustamente, perché in quel momento lì tu sei il performer e loro sono le persone che ascoltano. Sì, in effetti è vero, c'è una specie di dover dare qualcosa, si aspettano qualcosa che poi devi dare in qualche maniera, anche se sono persone che non conosci, in quel momento lì, però in quel momento lì dovrai esprimere te stesso di fronte a quelle persone, è vero. Anche perché il pubblico italiano è tutto direttore d'orchestra, soprattutto durante la settimana in Sanremo, quindi tu puoi immaginare alla sagra della salsiccia che ci sono non per sminuire, però le persone che vengono si aspettano un qualcosa, sai, cioè, qualcosa di più. È chiaro che poi un artista, un cantante, un musicista, quello che è, ha dietro una sua storia, ha dietro magari un pomeriggio di merda al lavoro, uno non lo sa, non è la giustificazione, fa una performance non proprio al massimo del livello e viene bastonato, viene etichettato, tanti saluti, arrivederci. Quindi, insomma, le paranoie mentali sono veramente tante, però sono anche tante le cose a cui fare attenzione e ci sono anche degli escamotage che anch'io utilizzo per far sì che queste cose non accadano. Però diciamo che sono escamotage che ho avuto con l'esperienza. Quindi le prime volte che ho cantato dal vivo, me lo ricordo ancora la primissima volta che io facevo il bassista, quindi ero abituato a star dietro, non mi cagava nessuno perché il basso non se lo caga nessuno. Ho cantato davanti a un pubblico, ma il primo effetto mi ricordo ancora che ho anche una fotografia dove io salgo una scalinata, ma ero già sudato prima di cantare. Quando mi sono avvicinato al microfono, hanno incominciato a suonare e io ho detto: adesso cosa faccio? Cioè, sembrava che non fossi più capace di fare quello che ho sempre fatto. Mi sono praticamente impiantato, ho avuto un po' di problemi negli anni, ma poi col tempo ho cominciato a sciogliermi, non che adesso non ho più l'adrenalina perché sennò dovrei smettere di fare questo mestiere, però insomma la gestisco meglio. Ma il discorso che si fa sui calciatori, che la gente su Facebook, sono tutti allenatori, tutti, no? Sono tutti esperti di... Quindi sì, capisco questo discorso qua perché è anche fastidioso spesso. Sì, purtroppo, come dicevamo prima, come dicevo io, che i social vanno usati in maniera intelligente, se tu insulti ogni giorno delle persone che non sai neanche che sono, lo stai facendo in maniera non intelligente. Sono E d'accordissimo. purtroppo ci sono sempre più casi di persone che si permettono, no? Visto che comunque è una piattaforma, è una tastiera, è molto facile scrivere un qualcosa. E poi magari dall'altra parte c'è una persona fragile che veramente se la prende sul personale
e magari vuole smettere di suonare. Non è il mio caso perché non lo associo a quello che ho detto prima, però so di persone che insomma reagiscono così e non fa assolutamente piacere. C'è una pressione psicologica sui social un sacco di volte, ho pensato anch'io questo social, facciamo pure nomi, Facebook, non voglio più usarlo Sì, ma perché possiamo farlo, non è che magari non. dici, ma questo, faccio un esempio, faccio questo videogioco, non mi è piaciuto, non mi ha trasmesso niente, arriva qualcuno e dice tu non capisci niente, tanti che giochi, non ti vengo a dire una cosa. Vabbè, un esempio, questa canzone mi piace tantissimo, adesso non capisci niente, ti piace una cosa, non ti piace una cosa, tu non capisci niente, Tutti etichetta. agenti musicali, tutti professionisti, cavolo, su Facebook c'è di tutto, eh? Tutti professionisti, tutti agenti musicali, Beh, anche tutti esperti. la dannata moda dell'influencer. Cos'è l'influencer Vabbè, se non una quello. persona che ha più popolarità e influenza gli altri nell'opinione? Sì, l'influenza poi nel senso su cosa non lo so, perché se io oggi metto una maglietta gialla, domani siamo tutti pappagalli, la mettiamo tutti gialla. Ecco, quella può essere un'influenza. L'hanno Però anche già diciamo fatta che. sta cosa, l'hanno anche fatta veramente tipo un anno Ma fa, gente con la maglia sai, gialla. è anche vero che poi, nel senso che il lavoro oggi viene visto come la cosa di comodo, perché abbiamo tutto comodo, quindi nessuno vuole più lavorare, no? Che l'influencer non lavori, non per l'amor di Dio, non lo voglio dire, però insomma si cercano, si creano questi lavori, il creator, l'influencer, il musicista digitale, quello che sono, che comunque per l'amor di Dio sono lavori nuovi che, come sempre, se fatti con intelligenza, fatti con un certo modo, sono credibili, se no, no, non, come in tutto, però la gente crea anche queste cose qui. Siamo noi purtroppo che seguiamo certe mode perché comunque vedono che tirano di più, li andiamo dietro e quindi alimentiamo queste persone, queste cose. Sì, guarda, mi viene in mente una notizia recente che avevo letto, magari avevo sentito un tuo parere, che si parlava che l'intelligenza artificiale, oltre che adesso sanno già disegnare, fare volti e tutto, vorrebbero anche comporre brani. In realtà te lo fa già, se tu chiedi a Bing un testo musicale, te lo butta anche giù, ti dà anche una melodia, ti può fare gli accordi e tutto. Però dico, in futuro produrranno della musica loro. Cosa ne pensi? Un lavoro contrastante o qualcosa? Non lo so. Ma io sinceramente, aspettate che magari vado ad accendere la luce perché sennò diventa tutto buio e non si vede niente. Sinceramente non ho così paura della cosa perché comunque, dicevamo prima, ci sono dei valori e un'intelligenza artificiale non è altro che una macchina. Ho paura più che altro della gente che va dietro a queste cose, non di queste persone. Io credo che la musica vada vissuta dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola, quindi non sono d'accordo su che una macchina possa creare della musica, un testo, perché non esiste. Screditerei la mia posizione di cantautore se lo facessi. È chiaro che tante volte ci sono strumenti comodi che possono aiutare. Sempre il solito discorso per non essere ripetitivo, però l'intelligenza nostra deve essere sopra l'intelligenza artificiale, quindi utilizzarla per fare qualcosa di comodo se si è in difficoltà, ma fare una musica, una canzone fatta da intelligenza artificiale, no, non sono d'accordo. Certamente. Ma io poi ti volevo chiedere, poi sui social, e ci abbiamo passato gli ultimi 2 o 3 anni, come ha influito la pandemia sulla tua arte? Io guardo, ho anche scritto una canzone che si intitola Reset, è quasi alla fine Ah, della Reset, sì. pandemia, perché avevo bisogno, ero qua in casa. Però, allora, è un discorso un po' complicato. Quella canzone mi ha permesso di aumentare e farmi sentire un po' più vicino, perché ha un video che trovate sul mio canale YouTube, che ho montato io nelle notti in cui non avevo niente a fare quando eravamo a casa, che coinvolge 100 persone, 100. Cioè, io ho mandato 100 persone nell'anteprima della canzone, loro mi hanno rimandato un video con un pezzo cantato e io li ho montati e ho fatto una clip. Quindi quello secondo me era quello un messaggio di unione, quindi io l'ho presa a livello intelligente, credo. Però
C'erano poi tutto quello che erano le dirette stream, quindi io sono diventato un po' più nerd su certe cose, no? Le dirette streaming, i concerti live, li ho fatti anch'io, quindi mi sono formato un po' su quelle cose lì. Perciò mi ha segnato magari su quello, come mi ha segnato chiaramente nei valori, perché sono stato con la mia famiglia e non ho mai passato così tanto tempo con mia moglie e mio figlio come nella pandemia, quindi quello è stato. Però credo che anche, lo dico per esperienza, per quando vado in giro a suonare, che quando hanno, tra virgolette, riaperto tutti, quindi i concerti erano accessibili, non ne abbiamo fatti e sembrava che la gente fosse stata rinchiusa in gabbia da secoli e, non si può, e si voleva divertire in una maniera Sì, allucinante. sì, Da sì. lì a poco, è tornato tutto come prima, se non peggio di prima, cioè la gente si è spenta di nuovo. E quindi tutta questa storia, tutta questa fatica, tutti quelli che dicevano ah, valori, ah, di qua, ah, di là, ci avete chiuso in casa, e questo e l'altro, sono ritornati nel quotidiano, non si ricorda più niente nessuno, e anzi, secondo me, si sono incattiviti ancora di più perché magari abituati a certe cose, almeno quello che vedo io andando in giro a suonare. E quindi non, secondo me adesso ci siamo un pochino persi. Sì, penso che abbia avuto degli effetti collaterali estremi, tipo la chiusura totale, poi l'apertura, il boom del non riuscire più a stare in casa, poi no, è tornato tutto, scattata la scintilla. È vero, ho notato anch'io questa cosa, ho notato anch'io questa cosa. Sì, purtroppo le uniche persone che si ricordano questa cosa sono le persone che hanno perso magari dei parenti, degli amici. Qua a Bergamo c'è stato veramente poi il disastro e quindi se lo ricordano per quello. E quindi non lo so, però ho questa percezione qui che proprio la gente è proprio partita questa cosa qui, che adesso è tornato tutto normale, ci si può permettere di nuovo di fare tutto quello che si vuole. Sì. Beh, volevo chiederti se hai scritto o cantato pezzi in lingue straniere, tipo inglese, spagnolo, quello che può essere una lingua straniera. No, allora no, per scelta no, ho sempre cantato in italiano anche le cover. Mi intrigava parecchio lo spagnolo, perché è una lingua che a me piace, e avevo cominciato a tradurre le mie canzoni in spagnolo e poi le ho lasciate lì, sempre per un discorso di parallelismo anche poi con Nek, perché comunque c'è sempre un senso, perché anche lui aveva fatto questi pezzi. Però no, però magari, sai, in futuro è una cosa che mi affascina parecchio, perché poi mi aprirebbe anche su altri fronti, altri mercati. Sì. Soprattutto altre persone che magari, tipo in America Latina, sono molto calienti, molto passionali, e magari le mie canzoni potrebbero essere, tra virgolette, capite un pochino di più o percepite un pochino di più. Perché no? Però attualmente no. Sì, a me hanno riferito che Paolo Meneguzzi è in voga nelle zone dell'Argentina e Sud È America. partito dal Sud America È lui, perché prima partito. era famoso lì, poi è qua diventato, Però. sì. Sì, è incredibile come veramente tanti artisti, anche perché le sonorità sono simili, sto studiando spagnolo, quindi mi accorgo proprio come veramente tante parole si assomigliano e la sonorità è quella. Sono forse un po' tenere la lingua più stretta quando si canta Ma in io questa maniera. conoscevo, poi quando facevo radio web, di un artista che aveva deciso di fare degli album solo in spagnolo perché lei poi mi aveva riferito che si trovava meglio lì dal punto di vista musicale in Spagna e ha continuato a fare lì album in Spagna, qua in Italia ne ha fatto uno, poi basta. Quindi forse all'estero siamo più apprezzati, può anche No, essere uno da questo punto di te vista. lo posso garantire io per certo, perché io ho vissuto, come ti dicevo prima, ho suonato il basso in una band metal e noi facevamo concerti in Inghilterra, in Scozia. Lì sembrava che fossimo veramente, la musica viene concepita in maniera diversa. Il musicista in Italia è quello che non va a lavorare o quello che lo fa per hobby o quello che va a divertirsi. Invece non è così, purtroppo l'arte, noi in Italia abbiamo tantissime belle cose, soprattutto dell'arte, e non ne valorizziamo neanche una. Probabilmente è Vero. vera la storia che quando hai una cosa non la valorizzi, quando la perdi ti rendi conto di cosa hai perso. Probabilmente è quella storia lì, sicuramente è vera, e con l'arte viene fatto nello stesso modo in Italia. Poi complici talent, complici tantissime cose, però io credo così, credo così.
Sì, purtroppo ne hanno fatto un business milionario, ma nel modo, secondo me, sbagliato, con poche opportunità, ma è una cosa comunque tipica anche in Italia di tante cose. Io vedo anche perfino per le piattaforme come facciamo noi, che portiamo contenuti molto spesso in Italia, non ci sono le stesse chance che vengono date, che ne so, per esempio in Spagna, una cosa che abbiamo visto la scorsa autunno, che c'erano delle opportunità in lingua spagnola che da noi invece non sono arrivate per i canali che trasmettevano in italiano, cosa veramente incredibile. Ma succede, veramente, succede. Ed è un peccato. È un peccato, Sì. ma non mi stupisce a me, non è che non è una cosa strana, No, assolutamente, ma anch'io non sono stupito perché ci siamo nati in Italia, siamo cresciuti, quindi è da sempre in tutti i campi così e purtroppo andrà sempre così, non penso che arriverà qualcuno a cambiare le cose. no, direi di no, direi di no, purtroppo. Ma io poi ti volevo chiedere un po' i tuoi progetti musicali futuri. Quindi se avevi già in mente qualcosa, Sì, magari. allora. Sì, ho anticipato qualcosa prima, nel senso che poi le canzoni che sto rivisitando sicuramente usciranno poi come singole. Ho scritto anche nel mentre, visto che ero in ballo, anche qualcosa di nuovo, mai proprio inedito. Quindi ho pronti parecchi pezzi. Nell'imminente, appunto, concerti, cercare di fare più concerti possibili. Quel famoso concerto del 2 di agosto che sto preparando, quello per me sarà una situazione molto importante, perché appunto a parte i 20 anni di carriera vado a suonare nella mia città dove ho suonato l'ultima volta 15 anni fa, e quindi poi non ci sono più stato, ed è per me una cosa, un momento molto importante. Ma Poi io Treviglio, parlo, giusto? Treviglio in provincia sì, di Bergamo. Treviglio, Sì, Treviglio, provincia di Bergamo, conosco. esatto. Un progetto poi parallelo all'attività musicale, ma non proprio poi così tanto, che è una delle idee che hanno secondato, mi hanno secondato, quella della creazione di un brand, il mio brand che si chiama Piuma, che non è nient'altro una penna, che scrive una canzone. Io ho già fatto il logo, già tutto pronto, sono già tutto, è un brand di t-shirt, quindi ci saranno solo t-shirt, e c'è una copia sola che ho io, perché come campione, e poi nell'autunno vorrei, no, l'autunno o l'anno prossimo vorrei lanciarlo e far partire una roba parallela, nel senso che per me mi piacerebbe tanto prendere le band anche del posto, i cantatori del posto, fare delle collaborazioni, fare delle maglie speciali dedicate a queste persone, quindi che con un testo, con una figura o qualcosa, ma sempre col mio marchio, perché io vorrei valorizzare anche sotto quel tipo di punto, quel punto di vista lì, un artista, perché comunque, come per i CD, vedo anche dei merch che sono. O cercano di infonderti la mania del merch senza un concept che non sta in piedi, perché non esiste. Invece, io ho un concept dietro e vorrei aiutare gli artisti anche sotto quel punto di vista lì. Ah beh, certo, sì, ho visto quante persone anche su Instagram offrono grafiche fatte con software 3D, che loro non fanno veramente nulla, ti dicono due dati, fanno tutto il software 3D, quindi dico, artisti, non tutti, mi riferisco solo a quelli che spammano in privato, quelle Basta che robe metti like a un qualsiasi post e ti bombardano lì. di spam, ecco. Sì. Ma quello è usare i social così un po' a casaccio, ma soprattutto è un boomerang, perché poi è chiaro che uno non cioè, troverai magari uno su 10 che ti risponde. Però è un errore che più o meno hanno fatto tutti. Anch'io spammavo su WhatsApp all'inizio le mie canzoni perché dicevo: cazzo, devo diventare famoso, avevo questa testa qui, devono saperlo tutti i miei amici, se non lo sanno tutti i miei amici perché. Ma poi è stato un boomerang, perché poi alla seconda volta mi dicevano: ma cosa mi stai mandando? Perché no, aspetta un attimo. E quindi non è giusto, bisogna trovare altri modi, ripeto. Il passaparola e i modi di una volta credo che siano sempre i migliori, perché Sì. comunque sei tu che ti metti in gioco, ma fisicamente davanti a te, non dietro una telecamera. Sì, sono d'accordo. Comunque sia, in ogni caso, personalmente mi sento di raccomandare anche agli artisti emergenti sempre di non aver paura a contattare anche podcast per proporsi, Sì. perché sinceramente è un buon modo per passare un'ora insieme, far sentire la buona musica e far conoscere. Si spera sempre, poi non è che c'è sempre la fortuna di riuscire ad avere l'utenza a fare spazio, però in ogni caso è sempre una buona occasione per di far conoscere un artista. È importante perché, se di tutto,
si riesce comunque a far conoscere un po' di più la musica buona, che comunque vediamo nel nostro piccolo, ci proviamo un po'. Vediamo sempre persone che hanno una grande passione e che hanno una conoscenza anche, perché molti sono cantautori che hanno una grande passione per la musica, quindi veramente è un piacere parlare con voi. Quindi volevo chiederti anche come è stato collaborare con Roccia, visto che avete scritto il pezzo insieme Freud. Sì, ci siamo conosciuti a un concorso musicale. Io avevo già in mente Freud, cioè avevo scritto già la melodia, il ritornello, eccetera, eccetera. Siccome mi ha attratto molto, perché io sono attratto molto dagli altri artisti e cerco sempre di prendere qualcosa dagli altri, no? Che non è rubare, ma cerco sempre di imparare. E lui mi ha colpito molto il suo modo di scrivere e ho visto che non c'entrava niente con il mio e ho pensato che questa che potesse nascere una bella collaborazione. In effetti poi gli ho chiesto di scrivermi un paio di strofe, me le ha scritte, secondo me è uscita una bellissima cosa. È una collaborazione che poi è andata avanti, nel senso che noi abbiamo scritto il pezzo, ma poi non è uscito dopo che abbiamo fatto delle date insieme, perché io l'ho voluto presentare comunque anche al pubblico, a quelli che mi seguono, ho cercato di coinvolgerlo, gli ho dato un po' di esperienza di palco al quale lui mancava, ed è uscita, c'è una bella amicizia anche tutt'oggi, e mi piacerebbe, lui lo sa e ne abbiamo già parlato, fare ancora un altro pezzo insieme perché ha funzionato, e non lo so, adesso non abbiamo ancora intavolato il discorso perché lui sforna singoli a più non posso e quindi sì. non riesco a stare lì dietro, non riesco a cercare un buco libero per lui. Abbiamo due obiettivi completamente diversi, appunto, ed è questo il bello. Però si era parlato, insomma, che magari per l'anno prossimo si poteva, o fine anno o l'anno prossimo si poteva fare ancora qualcosa insieme, e lui sarei molto felice perché lo stimo parecchio. Sì, ottimo, anche poi avere due artisti comunque della zona, più o meno della stessa zona, anche lui provincia di Bergamo, quindi comunque è un piacere andare avanti un certo tipo di stile di scuola musicale, comunque nata, per quanto sono generi completamente diversi, lui fa più un rap melodico ispirato alla musica italiana, quindi comunque è un po' molto diverso, però mi è piaciuto il brano, si è inserito veramente molto bene. Consiglio di sentire, sì, a dire la verità... Abbiamo anche la stessa etichetta discografica al quale ci ha proposto di fare un duo proprio, no? Al quale abbiamo detto di no, perché ci stiamo concentrando un po' più su noi stessi. Però c'è una cosa che secondo me poteva, cioè, adesso non è come gli articoli 31, però una cosa tipo così potrebbe funzionare, perché, ripeto, stili completamente diversi, musica fresca, e si potrebbe andare da qualche parte. Per il momento restiamo concentrati su noi stessi, poi in futuro, non so, ci riserverà qualcosa di bello, sicuramente. Certamente. Se deve succedere, succederà in ogni caso. Esatto. Va bene, io ho ancora una domanda da chiederti, se c'è un messaggio che vorresti lasciare ai nostri spettatori più giovani che amano la musica e vogliono intraprendere questo percorso. Divertitevi sicuramente la prima cosa, fate la musica che vi piace la seconda, non fatevi abbindolare da certi personaggi, cercate comunque di essere sempre diffidenti e soprattutto non aver fretta di voler emergere, esplodere, ma fatevi la vostra gavetta, perché penso che sia una cosa fondamentale, e soprattutto arricchitevi di musica, studiate gli altri, andate ai concerti, supportate gli altri, perché quella è la prima cosa, è vivere anche in prima linea certe cose. Io vedo ragazzi al giorno d'oggi che non sanno neanche montare un impianto, cioè non sanno neanche collegare i cavi. E questa cosa, per uno che l'ha fatto per 20 anni, perché io ancora oggi non voglio che nessuno tocchi il mio impianto, voglio montarlo io, perché sono fatto così, nonostante lo sbattimento, però mi dà un po' di dispiacere, perché vedo proprio questo mood di trovarsi sempre le cose pronte, e non va bene, secondo me, non va bene. Sì, ma sta cosa è vera, perché io ho visto personalmente montare il palco e quando c'era un concerto che ho visto tempo fa, e nel mio quartiere, mi sono visto, essendo nello stesso quartiere, sono stato lì nelle fasi iniziali, ho visto proprio gli stessi artisti che sono esibiti, che andavano a montare, preparare tutto, insomma, sistemare l'impianto e tutto, quindi fa onore che sono artisti giovani, magari gruppi, piccoli gruppi di provincia, che vengono lì e montano tutto e poi
si esibiscono dopo. Eh sì, non è una cosa che sanno fare tutti, ovviamente. Eh sì, ci vuole sicuramente la conoscenza, la competenza, però si deve anche comunque imparare, perché se io domani devo andare a Sanremo sul palco dell'Ariston, non so tenere il microfono, lo tengo dall'altra parte, comunque mi serve. O se non so andare a tempo, o se non so usare il linear monitor, o non so andare dietro un'orchestra, è veramente grave, perché poi con questi talent anche succede così, cioè tanta gente viene presa, buttata su un palco a caso e ciao, vai, ti usano un anno perché funzioni e poi saluti, arrivederci. Quindi non so cos'è meglio, se stare nella nicchia oppure fare un anno ad alti livelli e poi essere buttato ancora nella nicchia, io non lo so. Non lo so neanche io, secondo me, la botta della caduta. Più sono Bisogna grandi, più avere le. muore fanno quando cadono, vecchio adagio. Purtroppo poi, essendo anche molto giovani di età, sicuramente non hanno le spalle così larghe, non hanno dei cuscini sotto e la botta se la prendono tutta, purtroppo. Sì. Beh, da parte mia non ho domande, non so tu, Clap. Io no, neanche io, le ho finite. Allora, passiamo ancora ai saluti, ancora una volta i social per trovare il buon Fabio Scaccabarossi, ovvero scaccabarossi.music su Instagram, Scaccabarossi con l'handle davanti, cioè la chiocciolina per lingua italiana, su YouTube e su Spotify cercate, sarebbe comodo se mettessero anche lì l'handle, no? Ovviamente bisogna mettere, cioè, quella ricerca, ma comunque sia, ti ringraziamo per questa bellissima ora insieme. Che secondo me è stata istruttiva anche da parte mia, posso dire sicuramente, perché ho imparato le retroscena molto molto interessanti, anche sulla cosa della scrittura musicale, di cui mi documenterò, perché è affascinante, veramente. E ti ringraziamo sicuramente, ti Io auguriamo. ringrazio voi, soprattutto perché date spazio agli artisti, ed è una cosa molto fondamentale e importante, quindi vi ringrazio a nome anche di tutti gli altri artisti perché fate una bellissima cosa e soprattutto poi nello specifico stasera è stato molto, molto piacevole anche per me. Sì, venerdì scorso abbiamo portato un altro cantante, Marco Conte. Lunedì torneremo con un altro cantante emergente, X Chiuse, con la X. Quindi sono curioso anche perché mixiamo generi spesso completamente differenti ed è appassionante, perché comunque c'è sempre quel filo comune della passione. Quindi grazie a tutti, e grazie a voi per continuare a fare buona musica e non cadere nelle mode. Grazie sicuramente, a parte di noi che appassioniamo nati di musica, questa è una cosa importante. Grazie di tutto. Buona serata a Alla tutti da prossima! Elisir Podcast. Ciao!